pericolosa promiscuità tra chi lucra sulle vite umane e chi con i sentimenti più nobili, che io condivido, io peraltro sono pure un sostenitore di alcune di queste ONG, tra virgolette incriminabili, voglio dire, se fossi convinto che noi siamo in presenza di persone che delinquono, io sarei un folle in qualche modo a continuare ad esserlo. E lì molto spesso sta la confusione, quella di confondere l'attività delle ONG, l'attività delle persone che, soprattutto delle persone che danno il loro tempo, la loro, rischiano a volte la vita per sentimenti, per motivazioni di altissimo valore. Allora, questo è una cosa. Altra cosa che però a volte purtroppo è sempre questo concetto manicheo di visione del mondo, no? I buoni tutti da una parte, i cattivi tutti dall'altra. Ma le zone grigie sono molto molto più grandi delle zone bianche e delle zone nere. E allora, in una vicenda come quella dei flussi migratori, dove i trafficanti di esseri umani, a fronte del fatto che alcune operazioni umanitarie hanno portato la zona di Sarra a ridosso delle coste, dove prima, io ripeto, ho gestito l'emergenza Nord Africa, bene o male le imbarcazioni dovevano arrivare alla vista dell'isola di Lampedusa. Adesso fanno pochissime miglia marine con gommoni alla bella e meglio, perché sanno che in qualche modo quel braccio di mare è presidiato da imbarcazioni che accolgono queste persone. Allora, se dobbiamo fare i corridoi umanitari, facciamoli a modo. Andiamo nel paese da cui provengono, verifichiamo le persone che in qualche modo hanno diritto di essere immessi in un circuito di protezione, se no veramente creiamo un sistema che, guardate, da un lato arricchisce in maniera esponenziale questi trafficanti. Ogni viaggio per ogni persona sono 3.000 euro. Le ultime due, come dire, afflussi di persone hanno prodotto a questo network non meno di 80-90 milioni di euro. Dall'altra parte sottoponiamo queste persone a rischi immani, a viaggi disumani e poi ci mettiamo lì a fare il... allora io credo che il problema è quello di affrontarlo in maniera più serena e anche con la collaborazione di tutti, per cui qui nessuno vuole criminalizzare l'ONG, chi lo fa secondo me sbaglia obiettivo e dice delle cose assolutamente giuste, ma è anche vero che noi siamo in presenza di una situazione nella quale il grigio che si viene a realizzare con certi comportamenti sicuramente favorisce primariamente i trafficanti di esseri umani. Questo ce lo dobbiamo dire, perché sennò poi le parole del procuratore Zuccaro sembrano quasi bestemmie. Io conosco il procuratore, che è persona di grandissimo equilibrio e non appartiene sicuramente alla categoria dei procuratori d'assalto. È persona di grande equilibrio, è una persona mitissima, forse magari ci sarà stata una non corretta veicolazione di alcune sue parole, ma il problema che lui ha posto è un problema reale, che ovviamente non inficia, come non deve inficiare, il valore e i valori sui quali le ONG operano, ma sicuramente, siccome noi siamo più che uomini di diritto, siamo zappatori del diritto, cioè nel senso che poi alla fin fine siamo costretti a, in qualche modo, ad applicare le leggi, a provare a distinguere in maniera abbastanza prosaica il bene dal male. E come non riconoscere che in
queste vicende si crea una promiscuità che, al di là di salvare vite umane, che anche lì potremmo aprire un dibattito, perché tutte quelle che sono finite in fondo al mare non le abbiamo salvate. E allora anche lì forse dovremmo interrogarci, ma sicuramente è un ambito nel quale i trafficanti di esseri umani lucrano in maniera assolutamente esponenziale. Oggi in Libia, dopo il petrolio più o meno lecitamente e illecitamente commerciato, il traffico di esseri umani è la principale industria di quel paese, che sicuramente non è in mano, diciamo, a persone per bene.